Aspetti e temi di una futura città metropolitana al centro di un convegno organizzato presso il convento di San Domenico Maggiore dall'Osservatorio Permanente del Centro Storico di Napoli, sito UNESCO. Un'occasione per discutere con i rappresentanti degli enti e delle associazioni sulla programmazione per lo sviluppo dei centri storici nella città metropolitana. Napoli è viva, vuol far vivere i suoi luoghi protetti dall'UNESCO nel modo migliore, quindi non solo con un'iniezione di denaro che serve per ristrutturare, riqualificare e mantenere, ma soprattutto con una grande iniezione di capitale umano, perché questi luoghi vanno vissuti, devono essere aperti, devono essere fruibili e poi noi utilizzeremo al meglio quelle poche risorse che abbiamo a disposizione, perché ovviamente per la città di Napoli ci vorrebbero ben altre risorse che sinora il governo non ha dato. Presieduto dalla consigliera Elena Coccia, l'osservatorio consiliare affianca l'amministrazione comunale nell'attuazione delle scelte politiche in materia di valorizzazione e conservazione del patrimonio. Oggi esso è impegnato affinché il sistema dei siti UNESCO della provincia di Napoli possa dotarsi di una governance efficiente nell'ambito del delicato processo istitutivo della città metropolitana. Noi pensiamo di poter costruire, come ha detto il professore Forte, la linea del Golfo, e questa linea del Golfo sarà interamente la città storica, e pensiamo che tutti questi siti entreranno saranno approvati come sito UNESCO. La giornata di studi si è conclusa con gli interventi del sindaco De Magistris e del sottosegretario ai beni culturali Ilaria Borletti Buitoni. È necessario anche pensare a un progetto, soprattutto in funzione della città metropolitana, che metta il patrimonio culturale e la sua valorizzazione al centro, perché non abbiamo risorse oggi in Italia, perché questo progetto non c'è stato per tutto il paese. Allora, pensando al futuro della grande Napoli, il patrimonio culturale e la sua valorizzazione possono rappresentare un'occasione di sviluppo, credo, veramente unica in Europa.